Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi parlo delle aziende che ho visto al Sana, delle novità che hanno presentato e insomma un po' della mia esperienza, degli omaggi ricevuti e degli acquisti fatti. Allora, io sono stata in fiera un giorno solo, il venerdì, sono andata con mia mamma e mia sorella, quindi il tempo era poco e ho dovuto fare delle scelte perché non potevo vedere tutto. Quindi i marchi più famosi e più grandi, come ad esempio Alchimilla, vi dico già che io non sono passata da loro, ma tanto comunque le loro novità, insomma, le vedrete in giro anche dalle altre ragazze. Ho preferito puntare su delle aziende più piccole o che io non conoscevo. Mostro un po' che cosa ho visto. Allora, intanto vi parlo di Fior di Loto, che è una specie di Natura Sì in realtà. Trovate dei prodotti alimentari e cosmetici. A quello stand sono stati tutti gentilissimi e molto disponibili e mi hanno dato vari omaggi in questa busta qua di tela molto carina e ve li mostro. Intanto ho ricevuto un prodotto di Monocare, un marchio nuovo. Questa è una crema viso illuminante. La particolarità di questo marchio è che i prodotti all'interno appunto delle confezioni in cartone non sono delle full size con tanta plastica, ma sono inseriti in delle monodosi, quindi delle capsuline monodose. In questo modo la quantità di prodotto resta la stessa, ma la quantità di plastica diminuisce notevolmente e mi sembra appunto una cosa molto carina e anche ecosostenibile. Questo prodotto è certificato Natru e ovviamente vi farò sapere come mi trovo. Altro prodotto omaggiato è di B&B, il bagno doccia esotico al cocco, che ha una profumazione buonissima. Tra l'altro B&B presentava anche una novità per quanto riguarda il make-up, ma io non ho fatto in tempo a guardarla perché era allo stand Fior di Loto ma in un altro padiglione e non ho fatto in tempo. Sempre di B&B sono stata omaggiata dello struccante bifasico viso occhi senza profumo alla melissa, questo qua, da 100 ml, e sempre di B&B sono stata omaggiata della crema corpo sorbetto al pompelmo, che questa è una novità del brand. Sono stata omaggiata di questo gel doccia al cedro di Tiama. Questo qua sono curiosissima di provarlo. La profumazione è buonissima, l'avevo un po' sniffata al Cosmo Prof, comunque vi farò sapere. Sono stata omaggiato del marchio Sargilla, non so come si pronuncia, di questo sapone di Aleppo. Infine, gli ultimi due prodotti, una mini taglia della maschera all'argilla gialla di Cartier e uno shampoo solido per capelli grassi di Lamasuna, quindi vi farò poi sapere come mi trovo con questi prodotti. Un'altra cosa che mi sono scordata di dirvi è che giù nell'info box trovate tutti i link dei post che ho creato sul blog. Lì potete trovare i contatti delle aziende, tutti i dettagli dei nuovi prodotti, gli ingredienti, i prezzi, eccetera. Insomma, quindi se volete andare a approfondire, giù nell'info box trovate i link di tutto quello che vi mostro. Poi sono passata dal sapone di un tempo. Allo stand di sapone di un tempo trovo sempre uno staff preparatissimo, molto gentile e molto disponibile. Sono stata omaggiata di diversi campioncini dei nuovi prodotti e le novità sono veramente molto interessanti. Praticamente hanno presentato tutta una linea completissima per quanto riguarda la cura del viso, del corpo e dei capelli. Hanno presentato quattro creme viso, una anti-age, una idratante, una nutriente notte e una per pelli sensibili, un contorno occhi, un latte detergente e un tonico. E poi per quanto riguarda il corpo sono state presentate tre creme corpo, idratante, nutriente e energia e vitalità, tre creme mani, idratante, nutriente e unghie e cuticole, e poi uno scrub viso corpo. Invece per quanto riguarda capelli sono usciti tre balsami per capelli, luminosità e volume, Fluente Seta e Esotico Nutrimento. Sono uscite anche due creme, due maschere per i capelli, una nutriente e l'altra anticrespo, e poi tre cristalli liquidi, uno illuminante, uno protettivo e l'altro anticrespo. Le profumazioni sono buonissime, il packaging è cambiato, è molto più bello rispetto ai soliti prodotti saponi di un tempo. Sono prodotti che mi sono sembrati veramente molto validi e quindi penso che comprerò, acquisterò qualche referenza nuova.
Sono anche passata dallo stand di End, Have a Nice Day. Io non avevo fatto in tempo lo scorso anno a passare da questo stand e quest'anno invece mi sono ritagliata un po' di tempo per loro. End è un marchio italiano torinese che produce cosmetici naturali e biologici. Presentavano tre novità: uno shampoo volumizzante, che è questo qua, sono stata omaggiata di questo, che è allo zenzero e agrumi dolci. Una maschera nutriente per i capelli, che non è semplicemente una maschera districante, ma è proprio un vero trattamento ristrutturante e nutriente per i capelli. Ed infine una maschera per il viso in cellulosa per pelli impure. Quindi tre novità assolutamente molto interessanti e sono felicissima di essere stata omaggiata di una di queste. Uno stand che non posso assolutamente saltare in queste occasioni è lo stand di La Dispensa. Voi sicuramente ne avete sentito parlare qua sul mio canale per i saponi di Florinda e per la linea alla bava di lumaca e Lidermina. Sono uscite delle novità, allora intanto delle nuove referenze per quanto riguarda Lidermina. È uscito un siero contorno occhi da 30 ml, questo qua, che poi mi hanno omaggiato. È un siero molto interessante, che non vedo l'ora di provare. Sempre per quanto riguarda Lidermina, sono uscite anche un latte detergente per il viso, una crema piedi e poi un altro prodotto che secondo me è utilissimo è il Dermo Gel. Praticamente è un gel composto da bava di lumaca e aloe vera. Se pensate alle proprietà dell'aloe vera e della bava di lumaca messe insieme, viene fuori una bomba di prodotto che può essere utilizzato un po' per tutto, per le bruciature, per le scottature dal sole. È un prodotto altamente lenitivo, quindi idratante, è adatto per il post depilazione o rasatura, quindi è un prodotto passepartout secondo me validissimo. Altra novità è la linea Oli, una linea all'olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, quindi ricco di antiossidanti. Al Cosmo Prof avevano presentato il sapone solido e al Sana hanno ampliato questa linea. La linea è composta da un sapone scrub, questo qua, anche questo è stato un omaggio dell'azienda, è una profumazione buonissima. I granuli che fanno poi l'azione sfoliante sono ricavate dal nocciolo di oliva. Le altre referenze per questa linea sono una crema corpo, una crema viso, una crema mani, uno shampoo doccia in due formati, un sapone liquido e la sua ricarica e una crema scrub, quindi linea assolutamente completa e molto molto interessante. Altro stand che non può mancare è Elan. Allora, intanto Elan ha cambiato il vestitino per tutta la linea Emozioni Blu, che è una linea dalla profumazione unisex, e ha tirato fuori anche dei set regalo molto carini. Oltre a questo, sono uscite delle novità per quanto riguarda il make-up. Allora, intanto 8 pennelli, molto belli, ogni pennello ha un colore, ha una funzione ed è associato a un fiore. Ad esempio, qua abbiamo questo giallo che si chiama girasole ed è un pennello adatto per i fondotinta in crema, fluidi o liquidi. Quindi molto carino, tra l'altro erano presentato a mo' di bouquet di fiori, veramente molto belli. Poi, altra novità interessantissima per quanto riguarda il make-up è il primer bio illuminante. Non è semplicemente un primer che fa durare più a lungo il fondotinta, ma è un vero e proprio trattamento perché è ricco di principi attivi. Ad esempio c'è la polpa di cacao, vitamina C, acque fiorite di amamelis e rosa damascena, quindi è un prodotto che ha un ottimo antirughe ed è un prodotto che aiuta ad eliminare i pori dilatati. Sono usciti anche i fondotinta liquidi anti-età in tre colorazioni, sono adatti a tutti i tipi di pelle anche se hanno degli ingredienti nutrienti e idratanti, hanno una texture molto leggera e molto fluida, molto molto interessanti. E poi è uscita anche una palette per il contouring, a parte che è molto carina. Ha 4 cialde, 2 di illuminanti per dare punti di luce e 2 invece più scure per creare le ombre. Poi hanno fatto uscire una linea chiamata collana d'ambra. Questa linea è composta da 3 profumazioni. Uno è bianco d'ambra, che è composta dal profumo, dalla schiuma da bagno profumata e da una crema profumata.
L'altra è gocce d'ambra, anche qua profumo, gel, bagno doccia profumato e latte profumato. E l'ultima, che è quella secondo me con una profumazione un po' più forte, si chiama Nettare d'ambra ed è composta da profumo, burro morbido profumato e shampoo doccia profumato. Devo dire che le profumazioni sono molto particolari, sono anche un po' speziate, sono avvolgenti, mi sono piaciute veramente tanto. Comunque nel blog trovate tutto scritto, anche le note di testa, di cuore e di fondo, se siete interessati. E allo stand mi hanno omaggiato di questa busta piena zeppa di campioncini e poi anche dei campioncini per quanto riguarda appunto le novità Nettare d'ambra e per quanto riguarda le novità make-up. Per quanto riguarda invece Bioert, eccolo qua, Bioert è uscita con una linea nuovissima per i capelli. Questi prodotti sono stati studiati per lavorare in sinergia fra di loro e loro promettono dei risultati visibili sin dalle prime applicazioni. Allo stand mi hanno omaggiato di un sacchettino, questo qua, con all'interno delle mini taglie delle novità appunto per quanto riguarda la linea capelli, e sono uno shampoo antiossidante per tutti i tipi di capelli, una maschera remineralizzante per tutti i tipi di capelli e un balsamo sempre remineralizzante per tutti i tipi di capelli. Oltre a queste mini taglie, sono stata anche omaggiata di 4 maschere viso. Ringrazio tantissimo Bioert sia per gli omaggi sia per il tempo che mi ha dedicato. Sono passata poi anche dallo stand di Benecos, che era all'interno in realtà dello stand di Fior di Loto. Praticamente Benecos mi ha detto che sono stati rifatti gli smalti in formati più piccoli e sono state create anche delle colorazioni nuove. Grandi novità in realtà al di là degli smalti non ce ne sono stati, sono stata omaggiata però di alcuni prodotti. Allora, intanto il rossetto, che è questo qua che indosso, è uno dei nuovi rossetti matte nella colorazione Very Berry. Questi rossetti matte, a differenza degli altri di Benecos, sono tutt'altra storia, nel senso che sono molto pigmentati, molto scriventi, molto duraturi, molto belli. Veramente sono completamente diversi dagli altri rossetti di Benecos, mi piacciono veramente tanto, infatti credo di acquistare anche un'altra colorazione. Oltre al rossetto sono stata omaggiata di uno smalto, questo qua, di una polvere di cipria, polvere libera, una mini taglia di un gel doccia da uomo che però non ho qui perché ho regalato, la full size di gel doccia, questa qua, la vaniglia, che è un'edizione natalizia, e 2 mini taglie di shampoo all'aloe vera. Quindi ringrazio anche Benecos per gli omaggi. Sono passata poi anche da Yop. Yop è un brand polacco che a me ha sempre suscitato molto interesse, soprattutto per i packaging. Al Cosmoprof avevo provato i detergenti per le mani e al Sana ho voluto acquistare alcune cose visto che c'era anche lo sconto fiera. Ho acquistato il sapone, questo qua alla verbena, sapone liquido. Poi ho acquistato il sapone liquido al fico e una crema mani alla salvia. Ovviamente vi farò sapere come mi trovo con questi prodotti, che penso inizierò a utilizzare da subito. E allo stand mi hanno anche omaggiato di alcuni campioncini. Allora, intanto altri 2 detergenti di Yop, questi qua, poi di una crema mani al ginger, e poi di Clochet, che è sempre un marchio distribuito da loro. Ho ricevuto un campioncino di crema anti-aging da giorno e un campioncino di una cosa che è scritta tutto in un'altra lingua, però credo che sia un bagno doccia. Altro brand che a me piace tantissimo, infatti vi ho fatto un video specifico che vi lascio linkato tra le schede, è Maternatura. Maternatura, come sempre, ha presentato delle novità fantastiche e ha pensato non solo a delle novità così, delle referenze così buttate lì, ma ha pensato a delle beauty routine. C'è un test che si poteva fare in fiera, ma che si può fare anche sul loro sito online. Sono tipo 3-4 domande e alla fine di queste domande vi viene fuori un risultato
Vi consigliano dei prodotti adatti specifici per i vostri capelli. Io ho fatto questo test e ho acquistato uno di questi tre prodotti consigliati, perché comunque i prodotti di Maternatura sono fantastici, però non sono proprio economici. Io ho acquistato il prodotto a prezzo fiera, ho pagato 14 euro e tra l'altro è una delle novità ed è lo shampoo stimolante per capelli tendenti alla caduta, allo Ylang Ylang. Il prodotto è questo ed è appunto una delle novità, è certificato vegan e IAB. Sempre come novità e sempre per quanto riguarda la caduta dei capelli, c'è anche una lozione che è questa qua ed è una lozione per capelli tendente alla caduta alle foglie di olivo. Vi dico che c'è l'alcol al secondo posto, si sente un po' l'odore dell'alcol, però in questi prodotti anticaduta l'alcol è essenziale perché funge da vasodilatatore e quindi stimola la microcircolazione, inoltre aiuta a far penetrare meglio i principi attivi, quindi in questo tipo di prodotti, di tipologia di prodotti, l'alcol ci vuole. In ogni caso è ben bilanciato da ingredienti nutrienti, quindi è un prodotto che comunque vorrei acquistare. Il prezzo pieno è di 22,60 euro ed è per questo che non l'ho acquistato per il momento. Le altre novità, allora, intanto l'altra novità è lo shampoo al fiordaliso per cute sensibile. Poi c'è lo spray volumizzante per capelli sottili a tè verde, il balsamo volumizzante, lo shampoo volumizzante, che però sono state le novità dello scorso anno. Poi è stato rifatto il packaging dello shampoo alla borragine e del balsamo per capelli colorati alla peonia. Adesso il packaging è molto più carino, anche se in realtà era carino anche prima. Poi c'è un nuovo shampoo per capelli crespi alla calendula, un risciacquo acido per capelli al geranio rosa che vorrei acquistare, un fluido lucidante anticrespo, uno spray fissativo per capelli alla rosa che ho acquistato, non in fiera ma qualche giorno prima. Poi ci sono dei cristalli liquidi per capelli a fiori di vaniglia che secondo me è fantastico. Una crema modellante alla malva, sempre per capelli, il gel definizione per capelli all'aloe e frangipane. Insomma, le novità sono veramente tantissime, c'è l'olio di cocco e fiori di tiare, c'è un co-wash ai fiori di papavero, c'è un olio doccia setificante ai fiori di mandorlo, quindi una nuova novità per quanto riguarda i prodotti corpo. E poi c'era anche un pannetto di quelli venduti pressati piccolini che poi vengono immersi nell'acqua, appunto si allargano ed è un asciugamano per i capelli. Quindi questi erano i prodotti di Maternatura. Allo stand invece di Natura Siberica e Organic Shop sono stata omaggiata anche qua di alcuni prodotti. Allora, ripresentavano nuovamente, per quanto riguarda Organic Shop, la linea per capelli, quella nuova, e io sono stata omaggiata di questo shampoo volumizzante, e invece per quanto riguarda Natura Siberica sono stata omaggiata di un mini shampoo e di una mini crema mani. E oltre a questo ho ricevuto la cartella stampa con all'interno alcuni campioncini per quanto riguarda anche qua sempre la novità per capelli di Organic Shop e altri campioncini di Natura Siberica. Allo stand invece di Silveco, questo qua, mi sono fatta un po' presentare tutti i prodotti. Silveco distribuisce anche i prodotti di Vianic e anche di Biolaven. Allo stand lo staff è stato molto gentile e mi ha omaggiato di una busta piena di prodotti che non vedo l'ora di provare. Allora, intanto una crema mani, la cosa interessante è che ci sono anche i guantini in stoffa. Poi sono stata omaggiata di due maschere per il viso lenitive, sempre di Vianic, un tonico per il cuoio capelluto, questo qua è rinforzante, quindi utilissimo. Di Biolaven sono stata omaggiata di un'acqua micellare. Per quanto riguarda invece Silveco sono stata omaggiata di un tonico per il viso
e di 4 lip balm, che sono questi qua. 3 sono lip balm e uno è un lip scrub, e inoltre vabbè un po' di campioncini. Sono passata anche dallo stand di Beba benessere di base. Beba è un marchio livornese, quindi della mia città, che è rivenduto mi sembra anche su Acquaverde, se non sbaglio. Anche Beba presentava delle novità, intanto un fango anticellulite in spray, quindi una cosa veramente molto particolare e interessante, e anche una crema per il corpo in mousse, quindi anche qui molto diverso dalle classiche creme corpo. Allo stand sono stata omaggiata di diversi campioncini di creme corpo e creme viso di varie linee, e di questa di questo mini campioncino di crema viso anti-età, perché presentavano anche delle referenze per quanto riguarda le creme viso anti-età. Sono passata anche da Lepo. Lepo mi ha omaggiato di alcuni campioncini, sono curiosissima di provare perché di Lepo non ho mai provato niente, e presentava delle novità molto interessanti. Allora, intanto una novità è una nuova colorazione più chiara del fondotinta, quello Siero 2 in 1, colorazione 00. Poi è stata ricreata la CC Cream, perché loro l'avevano tolto perché non era così naturale, insomma, però le persone continuavano a chiedergliela, quindi l'hanno tirata fuori di nuovo, però naturale, con ingredienti ottimi, certificata EcoCert e vegan. Altra novità sono i Magic, i correttori. Sono correttori in penna, veramente molto carini e molto interessanti, però purtroppo non ho potuto vedere le colorazioni e swatcharli. Ma la novità, secondo me, quella più succosa, è il Bio A-Lift. È un prodotto che ha un effetto tensore immediato, quindi mi diceva la ragazza, la dottoressa Mori allo stand, che veramente ha un effetto tensore istantaneo che si nota, e quindi è ideale sia da usare come trattamento ma sia da utilizzare per eventi o serate importanti. Sono passata anche da Officina Nature, e da Officina Nature passo sempre molto volentieri perché lo staff è gentilissimo, e presentavano delle novità per quanto riguarda la linea Bimbi. Hanno ricreato un po' il pack, l'hanno rifatto più carino, e sono state fatte uscire delle salviette e mi sembra il talco per i bambini, l'amido di riso. Per quanto riguarda gli adulti invece sono usciti dei nuovi balsamo labbra. Io sono stata omaggiata di questa pochettina con all'interno tutti e 4 i nuovi balsamo labbra, che sono questi qua. Allora, ne abbiamo uno alla vaniglia, uno alla mela cotogna, uno al mutoffi e l'ultimo invece che è ai frutti rossi. Oltre a questo, per noi blogger c'era l'opportunità di ricevere un omaggio allo stand nella parte shop, e sono stata omaggiata del siero rinnovante multiattivo con acido ialuronico, che ovviamente proverò e ovviamente vi farò sapere com'è secondo me. Altro stand bellissimo come sempre è stato quello dell'erbolario, che presentava 2 nuove linee. Allora, una mi piaceva molto, l'altra un pochino meno, se devo essere sincera. Allora, una è Danza di Fiori, con tutti una fragranza creata con tutti i fiori delle loro linee più famose. È veramente molto buona e molto femminile. La linea è composta da profumo, bagnoschiuma, crema profumata per il corpo, olio setificante corpo e capelli, sapone profumato, profumatore per ambiente e tessuti. La novità, appunto, è questo profumatore per ambiente e tessuti e questo olio setificante per corpo e capelli, che in genere non è presente nelle altre linee. L'altra linea è questo qua, che si chiama Rabarbaro. Questa è una linea un po' più piccante, un po' più frizzantina, che sinceramente a me non ha fatto proprio impazzire, però questo è un gusto personale. La linea è composta, e tra l'altro la profumazione è unisex, la linea è composta da profumo, bagnoschiuma, crema per il corpo, sapone profumato, lozione deodorante rinfrescante e fragranza per legni profumati. E poi ci sono anche i set, i beauty set. Allo stand sono stata omaggiata di questa scatolina con all'interno
dei campioncini, delle novità appunto delle due linee nuove. Altro stand a cui sono stata è quello di Apiarium. Io adoro i prodotti di Apiarium, anche qua non sono molto economici ma sono fantastici, e la novità è la nuova linea Tulipano e Papavero, una linea buonissima, ma un po' come tutte le profumazioni, come tutte le linee di questo brand, la profumazione è molto femminile, veramente buona. È una linea completa, è composta dal profumo, il profumo per ambiente, la crema mani, la crema corpo, lo scrub corpo, il deodorante, insomma la linea è completa. Nel mio blog comunque potete trovare tutto, e io sono stata omaggiata del deodorante spray appunto di questa nuova linea Papavero Tulipano, che credo inizierò a utilizzare da subito. Quindi ringrazio tantissimo Apiarium e Alessandro per il tempo che mi hanno dedicato. A un certo punto, mentre vagavo tra gli stand, ne ho trovato uno piccolino di un marchio per me sconosciuto, che si chiama Du Sahel Cosmetica Naturale. Ve lo faccio vedere comunque anche qua, trovate tutto nel mio blog, ed è in realtà un marchio molto interessante. I prodotti hanno tutti un inci buonissimo, e mi ha fatto vedere tutte le varie linee. C'è una linea all'aloe vera, una linea all'acido ialuronico, una linea alla bava di lumaca. Tra l'altro la bava di lumaca è ai primissimi posti degli ingredienti. Insomma, mi hanno presentato più che altro la linea all'aloe vera e la linea all'aloe di lumaca, che sono due linee veramente molto complete e molto interessante anche, devo dire. Questo brand assolutamente va approfondito, almeno per quanto mi riguarda lo approfondirò, e sono stata omaggiata di queste salviette che mi sembra vengono vendute a 1,20 euro, e queste qua sono delle salviette emolienti ed idratanti per mani, viso e corpo alla bava di lumaca. Quindi è un po' come Oila, cioè sono delle salviette idratanti, invece di avere una crema corpo in un barattolo l'abbiamo in una salvietta, quindi molto carina l'idea. E tra l'altro nell'inci abbiamo al primo posto l'acqua, al secondo posto la bava di lumaca, che viene da agricoltura biologica certificata. Tutti i prodotti sono certificati AIAB, la bava di lumaca che viene raccolta facendo camminare le lumache nei fili, non vengono stressate. Poi c'è la glicerina e vari estratti, quindi un inci veramente buonissimo. Sono passata da Peter Hack, che non conoscevo. Da Peter Hack sono stata omaggiata di questa matita occhi nera, che è l'unica presente in gamma. Sono finalmente riuscita a vedere i loro prodotti, i rossetti che sono bellissimi, gli illuminanti che sono tre e sono ultra scriventi. Insomma, i prodotti mi sono piaciuti veramente tanto. Infatti, siccome ho ricevuto anche uno sconto, penso che acquisterò qualcosa. So che uscirà una nuova palette, quindi probabilmente magari ecco proverò quella. Comunque sono stata omaggiata di quella matita, mi hanno lasciato anche il loro catalogo, e ovviamente niente, approfondirò il brand e vi farò poi sapere. Sono passata anche dallo stand di Green Natural Green Project e mi hanno presentato le novità. Allora, per quanto riguarda Green Natural, è uscita questa nuova linea A più C più E, questa qua, ed è una linea, a parte che la profumazione è veramente molto buona, poi ho provato varie cose lì allo stand, mi sono piaciute tantissimo. La linea è composta da uno scrub, un bagno doccia, una crema per il corpo, uno shampoo, una maschera per capelli, un balsamo, un detergente viso e mani, e niente, mi sembra che sia... e la crema corpo spray, che ho provato e che è fantastica. Quindi una profumazione ottima, e anche l'effetto, insomma, sia dello scrub corpo mi è piaciuto tantissimo, sia della crema corpo e spray. Quindi probabilmente acquisterò qualcosa di questo brand. Poi mi è stata presentata anche la marca Yes Please,
questa qua, e mi sono state mostrate le novità. Allora, intanto abbiamo delle nuove creme spray per il corpo, ne abbiamo una idratante, lenitiva, purificante, rigenerante, rinfrescante e drenante, quindi ne abbiamo parecchie. Le profumazioni sono molto più particolari, devo dire. Poi mi sono state presentate anche, sempre di questa linea, di questa marca, i vari scrub. Ne abbiamo uno anche qua, idratante, lenitivo, purificante, rigenerante, drenante, rinfrescante. Questi sono scrub con i sali, quindi sono degli scrub più strong, più forti, buonissimi. Anche questi scrub li ho provati sulle mani, effettivamente ho provato su una mano lo scrub di Green Natural e sull'altra lo scrub di Yes Please. Devo dire che tutte e due sono molto efficaci, ma sono due prodotti completamente diversi, uno un pochino più soft e l'altro un pochino più strong. Allo stand sono anche stata omaggiata di alcuni dei campioncini dei loro prodotti. Allora, intanto dello shampoo rivitalizzante, del balsamo con agrumi e poi di Green Natural del sapone per i piatti. Io ho provato l'anno scorso il sapone per i piatti nella full size, mi è piaciuto tantissimo, la volevo acquistare ma poi non c'è stato modo di acquistarlo. Comunque, se lo trovo in qualche negozio questo sapone lo prendo, perché è grande e dura veramente tanti tanti mesi, quindi mi è piaciuto e l'ho acquisto. Altro stand, Biofficina Toscana, che presentava una novità bellissima, cioè delle maschere viso, alcune in tessuto e altre invece in argilla. Allora, sono le maschere in tessuto sono idratante lenitiva, idratante illuminante, idratante purificante, mentre quelle in, sto guardando dal telefono, in argilla sono una argilla viola detox lenitiva, l'altra l'argilla nera detox illuminante e la terza all'argilla oro detox e purificante. La cosa interessante di queste maschere è che possono essere utilizzate solamente in alcuni punti, quindi abbinate tra loro, ad esempio quella più purificante nella zona T, quella più idratante invece nelle guance, quindi si può giocare con queste maschere per avere un effetto migliore. E allo stand sono stata omaggiata di alcuni campioncini. Altro stand è stato lo stand di La Masuna, che presentava come novità uno shampoo solido, questo qua è per capelli grassi, questo, e poi sempre come novità presentava una crema da barba sempre solida, che può essere utilizzata non solo per la barba ma anche per la rasatura. La cosa buona è che, oltre ad aiutare la rasatura, è un ottimo idratante, può essere utilizzato su viso e corpo. E poi altra novità è lo shampoo solido per capelli secchi. Quindi queste sono state le tre novità e sono stata omaggiata dello shampoo solido per capelli grassi. Sono passata allo stand della Saponaria, che ha fatto uscire una nuova linea chiamata Radici. La linea è composta da due deodoranti, due bagno schiuma, da due creme per il corpo, da un succo di aloe vera biologico multiattivo. Allora, io ho sniffato un po' le profumazioni, sono fantastiche, soprattutto dei bagno schiuma, succo di fiori e dolce schiuma, uno con le carote, insomma, profumazioni particolari. I prodotti sono bellissimi e appunto con profumazioni buonissime. Sono stata omaggiata di questo sacchettino con all'interno tanti campioncini di referenze già esistenti e di referenze nuove. Altro stand da cui mi sono fermata è stato quello di Anthos, che presentava delle novità pazzesche. Allora, intanto due maschere per il viso in schiuma, quindi come le schiume da barba, all'argilla, bellissime. Poi la maschera invece detergente all'argilla rossa, e poi una mousse
un'acqua micellare in mousse, quindi tre referenze assolutamente originalissime, dalle profumazioni veramente molto buone e interessanti, quindi credo che acquisterò almeno due di queste nuove referenze. Inoltre è stato un po' rivisitato il pack della linea Uomo. Sono passata anche dallo stand Allegro Natura. Allegro Natura io l'ho conosciuto in un negozio della mia città, dove ho acquistato questo qua che è il siero per le ciglia, l'olio di ricino e vitamina E, che mi sta piacendo tantissimo, ma ve ne parlerò più in là. Sono passata dallo stand per vedere quali sono le novità. Allora, intanto una delle novità è la crema corpo idratante e nutriente all'olio di oliva, crusca di riso, avena, lavanda, aloe e vita rossa, e mi hanno omaggiato appunto di un campioncino. E poi le novità riguardano praticamente quasi tutte il viso. C'è una mousse detergente delicata, una mousse micellare struccante, poi ci sono dei sieri viso, quattro sieri viso. Allora, uno è anti-age, uno è riparatore, uno è antimacchia e uno invece è un siero contorno occhi. Poi c'è una crema viso antiossidante, una crema viso nutriente ed idratante, e l'ultima novità è una maschera per capelli ristrutturanti. Allegro Natura è un marchio che, appunto, come vi dicevo, ho scoperto da poco, ma che mi ispira tantissimo, quindi sicuramente è un marchio che approfondirò. Altro stand a cui dove mi sono fermata è lo stand di BioHappy. Presentava delle novità, tre saponi, tre detergenti per viso e corpo, e tre creme multifunzionali per viso e corpo. Una è la pera volpina e biancospino, uno è corbezzolo e sambuco, e la terza uva fragola e more di gelso. Questa linea mi è piaciuta molto, a parte per le profumazioni e per il packaging, mi è piaciuto proprio il nome, si chiama linea frutti dimenticati. Quindi, non lo so, mi ha ispirato, è una linea che mi ha ispirato molto. Poi, altro stand è stato quello di Oila. Oila è un brand che io conoscevo per sentito dire, ma di cui non avevo provato niente. Sono stata omaggiata delle famose salviette idratanti per il corpo. Una è quella all'argan, una è quella al cocco e l'altra è quella al karité. Ho annusato le profumazioni, sono veramente buonissime, vi farò sapere come mi sono trovata. La novità però è questa nuova linea che si chiama Astroschiuma, e praticamente è formata da 12 bagno doccia personalizzati, ciascuno dedicato ad uno dei segni zodiacale, e è a base di piante e di frutti portafortuna che permettono di restituire armonia dentro e fuori, quindi anche qua prodotti molto particolari, profumazioni buone e niente, quindi la scopriremo. Questi prodotti però ancora devono uscire. Ultimo stand è quello di Dabba, Madara e Mossa. Allora, ci sono state un po' di novità. Ci sono delle novità. Allora, intanto, per quanto riguarda Madara, sono usciti dei set natalizi come ogni anno, e come ogni anno i packaging sono dedicati ad un pittore. Per quanto riguarda invece Mossa, sono uscite due nuovi prodotti per quanto riguarda la linea Glow Cocktail, un idromask e un siero, molto interessanti. Comunque poi ve ne parlerò meglio nel mio blog, anche se è stata in realtà una chiacchierata veramente tanto veloce, quindi non sono riuscita a memorizzare tutto, e più che altro non mi hanno dato brochure, quindi cercherò di fare il meglio possibile però. E sono stata poi anche omaggiata di alcuni campioncini e mini taglie. Allora, sono stata omaggiata appunto dei nuovi prodotti di Mossa, della linea quella lì Glow Cocktail, e sono stata omaggiata di un siero antipigmentazione della Hydro Mask, quindi le due novità. E poi sono stata omaggiata di alcune cose di Dabba. Io di Dabba non ho mai provato niente, quindi proverò questi prodotti di Dabba e vi farò sapere come mi sono trovata. Io ringrazio voi per aver guardato il video, ringrazio tutti gli stand, i produttori, tutto lo staff, e ringrazio anche quelle persone che ho incontrato al Sana, come Sara Cosmesi,
Chiara, Lara, insomma, tutte le altre ragazze che hanno un canale YouTube, un blog che ho incontrato e con cui mi sono fermata a fare due chiacchiere. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.